Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Pace a voi. Dice Gesù ai suoi, dice a noi, io pregherò il Padre e vi darà un altro paraclito che rimarrà con voi per sempre. La promessa di Gesù si è compiuta nella Pentecoste, quando il paraclito ha fatto irruzione nel cenacolo. Ma la promessa di Gesù è una preghiera perenne. Io pregherò il Padre. Quindi quella preghiera perenne continuamente ottiene per la Chiesa e per il mondo il dono dello Spirito Santo. C'è una promessa e c'è una preghiera perenne. E noi in questa Pentecoste accogliamo ancora il frutto di questa preghiera perenne del risorto asceso al cielo, che sta alla destra del Padre. Lo Spirito Santo dentro di noi. Ecco quale mistero ci aiuta a comprendere e soprattutto a vivere la parola di Paolo nella lettera ai Romani che ascoltiamo nella seconda lettura. Innanzitutto Paolo supera, allo stesso tempo pone il contrasto tra carne e spirito. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Chi è sotto il dominio della carne è ancora avviluppato dal peccato, avviluppato dalla morte. E in questo groviglio di carne e di peccato e di morte incompente deve fare irruzione lo Spirito Santo. Ma perché questo possa avvenire in questa carne, in questa persona che in qualche modo è schiava del peccato, deve incominciare a svegliarsi l'amore. Sì, perché la carne, il peccato nella carne non fa altro che trafiggere l'amore, strumentalizzare l'amore, corrompere l'amore. E quando parliamo di carne e di amore, parliamo di tutta la persona, in tutte le sue dimensioni. Se incomincia ad affacciarsi l'amore, e questo amore va a cercare il liberatore, cioè va a cercare Gesù. Se uno mi ama, dice ancora oggi il Vangelo, come apertura, osserverà la mia parola. Ecco, questo amore ci fa andare alla ricerca del liberatore e il liberatore ci viene incontro con la sua azione potente e questa azione potente del liberatore trova il suo compimento nel dono dello Spirito Santo. Perciò San Paolo dice, voi però
non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Come è giunto in noi questo Spirito? È giunto per la potente opera di liberazione di Cristo, ma è giunto per questa potente opera perché in noi c'è stato questo piccolo sentiero dell'amore, dell'amore per la sua parola, dell'amore per i suoi comandamenti. E Gesù ci rassicura che con Lui noi godiamo della potenza dello Spirito e in questa potenza dello Spirito noi possiamo tutto. Ora, dice Paolo, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. Quindi l'ingresso della potenza di Cristo in noi, ecco, trasforma quella morte per il peccato in una morte dal peccato, di modo che possiamo sperimentare la liberazione e sentire la forza dello Spirito Santo che vuole suscitare in noi ogni energia di bene. E infatti San Paolo rassicura ancora dicendo: e se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali. C'è un paragone che è causa e effetto, non un paragone solo per una similitudine tra quello che è avvenuto nella Pasqua di Cristo e quello che avviene in noi. Non è una similitudine, è un paragone che si pone come causa ed effetto. Quanto è avvenuto in Cristo avviene in noi, perché quanto è avvenuto in Cristo è avvenuto per noi. E quindi se lo Spirito del Padre ha dato vita al corpo mortale di Gesù, così lo Spirito che noi riceviamo da Gesù darà vita anche ai nostri corpi mortali. È lo stesso Spirito, ma risuscitò Gesù per risuscitare noi, come Gesù è morto per noi per liberarci dalla morte che il peccato causa nella nostra vita. E allora dobbiamo sentirci debitori, cioè dobbiamo sentirci legati per sempre, non alla carne, che è l'usuraio della nostra umanità. L'inclinazione al peccato è sì, è un vero usuraio per la nostra umanità, perché non smettiamo mai di pagare l'interesse e chiediamo sempre nuovo prestito sull'interesse da pagare. Sì, il peccato è così. È un continuare a peccare pensando che quello sia l'ultimo. Invece non facciamo altro che aumentare l'interesse che la nostra inclinazione al peccato accumula dentro di noi. E il peccato non fa altro che farci accrescere questo debito. Invece il nostro debito non è verso la carne, da cui non potremo mai più sdebitarci. Invece noi dobbiamo vivere non più il debito, ma il legame vitale con lo Spirito Santo. Se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Cioè lo Spirito Santo è colui che azzera il nostro debito, azzera gli interessi accumulati nella nostra carne, azzera le delusioni, le frustrazioni, soprattutto azzera la rassegnazione nel peccato o anche semplicemente nell'apatia della vita. Se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Deve morire tutta questa situazione che si è creata in noi a causa del peccato e che continua a crearsi perché aggiungiamo ancora
opere di peccato. E a questo punto, in questo complicato processo di purificazione e di liberazione, arriva a emergere la nostra nuova condizione, la condizione dei figli di Dio. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. Questa liberazione interiore che lo Spirito di Gesù risorto opera dentro di noi ci dà la condizione di figli. Una condizione in cui abbiamo un dialogo spirituale. Sì, il dialogo spirituale è dato dallo Spirito che parla al nostro spirito e ci fa sentire la figliolanza di Gesù. Ma lo Spirito segue passo passo la nostra coscienza spirituale, per cui non si limita a ricordare al nostro spirito chi siamo, ma insieme al nostro spirito ci fa gridare Abba. Insieme al nostro spirito attesta che siamo figli di Dio. Egli ci fa scoprire questa condizione, ma non ci impone questa condizione. Nel dialogo che abbiamo con lo Spirito Santo, Egli ci aiuta a comprendere passo passo questa condizione. Egli potrebbe stravolgerci. Qualche volta c'è qualche spinta forte dello Spirito Santo in noi, ma normalmente Egli dialoga con noi, parla con noi e ci aiuta a parlare come Cristo. Ci aiuta a parlare come Cristo. E allora, se lo Spirito è la compagnia dei nostri giorni per parlare come Cristo e crescere nella coscienza dei figli, allora dobbiamo imparare a partecipare anche alle sofferenze di Cristo. Sì, la condizione spirituale ci aiuta a vivere le nostre sofferenze come le ha vissute Cristo e ad accettare sofferenze a causa di Cristo. E quando diciamo sofferenze, diciamo tutte le difficoltà che la nostra persona ci dà nel vivere il Vangelo e tutte le difficoltà che ci danno gli altri per testimoniare veramente il Vangelo. Ma in tutto questo noi non siamo soli. C'è un dialogo intimo, dolce, profondo, con lo Spirito Santo, che ci rispetta e ci fortifica.